è importantissima anche la resistenza in qualche maniera, no? La resistenza, sì, resistenza psicologica, probabilmente anche ad alcuni torti, alcuni piccoli battibecchi, oppure una pressione proprio psicologica da parte dei compagni, giusto? Sì, no, ma in campo comunque se ne dicono tutti i colori, tante volte comunque devi mantenere la tranquillità, la calma, a volte non ci riesci, però comunque e da ne parte sappiamo, nostra. Ne sappiamo qualcosa, sì, e ne abbiamo chiesto appunto qualcosa ad un tuo collega. Vediamo che cosa ci ha detto Gianluca Zambrotta. Ma Fabio comunque è nato per fare capitano, grande, grande grinta, grande carattere, grande personalità, grande forza. E poi comunque bisogna dire che quando ha alzato la Coppa Berlino, la Coppa del Mondo, tutti gli italiani si sono sentiti un po' Cannavaro, insomma. Tutti, alcuni, la maggior parte, diciamo così. Ma mi è dispiaciuto molto quando sono andati via dalla Juve, siamo andati comunque in Spagna, però in due squadre diverse. Ma devo dire che Fabio crede molto nel suo ruolo e a volte esagera, soprattutto quando pensa di essere inquadrato. E questo è tipico di un napoletano. Ma devo dire che in Italia abbiamo una grande tradizione di capitani che giocano sulla fascia, da Facchetti a Bergomi a Maldini, e per questo si dice anche fascia di capitano. Io gioco sulla fascia, quindi fate voi un po'. È da un po' che Real Madrid non vince la Coppa Campioni, secondo me dovrà ancora aspettare molto. Fabio ha un grande senso della posizione, sa sempre dove arriva la palla e questa è una dote incredibile. Però secondo me bisogna anche sapere cosa farsene della palla. Io ad esempio arrivo sul fondo e crosso 100-150 volte per partita. Ma Fabio è un grande capitano. Per fare un grande capitano comunque ci vuole grande carattere e Fabio ce l'ha, ci vuole un grande sguardo, uno sguardo intenso e Fabio ce l'ha. Però io penso anche un po' di barba. Credo che ci voglia anche questo. Non c'è gara, noi siamo sicuramente più forti, siamo anche più simpatici e quindi forza Barcellona. Sai cosa penso? Nell'arco di tutto mondiale almeno un gol un capitano lo deve fare, magari contro l'Ucraina. Ma Fabio comunque è uno che lavora, che gli piace lavorare, lavorare, lavorare. Però poi c'è chi lavora e poi invece chi va a fare le trasmissioni di show su Sky. Ma veramente la fate vedere a Fabio? Però sarebbe bello fare anche un Zambrotta Tonight. Ciao Fabio! Che dire? Gliela provare la fascia di capitano, se no fa la fine di Ferrara, poverino, no, che è mai stato capitano. Magari se in Spagna che ancora si faccia vincere la Liga. Sì? Sì, no, sì. La farai mettere? Sì, sì, un allenamento, sì. Facciamo le partitine, sai, chiedo a Messa se li posso fare. No, senza palla, quando fate le cose senza palla. Senza palla, senza palla. E a proposito di fascia del capitano, è arrivato il momento di premiare colui che tra i ragazzi, tra i raccatapalle dei giovani del Napoli di oggi, hanno appunto, sono arrivati in finale e dovrebbero in qualche maniera appunto meritarsi la fascia di capitano firmata dal nostro capitano, che è nelle mani appunto di Ciro. Io ho qui la busta con i tre finalisti, pregherei a Marco di leggere. Marco, giusto? Sì. Ok. Devo leggere i nomi? Esattamente, sono i tre finalisti, leggere uno alla volta perché ad ognuno è collegato un videoclip che poi vedremo. Allora, il primo è Carmine Nacarlo. Perfetto, vediamo il clip. Ottimo. Il secondo è io sarò il prossimo Fabio Cannavaro perché sono il più bello. E questo era solo il primo dei tre finalisti. Andiamo con il secondo. Il secondo è Domenico Iodice. Domenico Iodice! Non ci può credere, andiamo col clip.
sta sta palla. Io posso essere Fabio Cannavaro perché ho più grinta. Non male, non male. Oh, il secondo. Adesso è arrivato il momento del terzo finalista per il concorso del Next Fabio. Il terzo è Giuseppe Di Napoli. Giuseppe Di Napoli. Sarò io il nuovo Fabio Cannavaro perché arrivo sempre prima sulla palla. E questo era il terzo finalista. Naturalmente vi ricordo che tutti questi ragazzi sono stati provinati in qualche maniera da raccattapalle del Napoli di oggi e dovrebbero aver dimostrato, secondo i voti vostri da casa, sul sito internet, la stoffa per diventare The Next Fabio, quindi il nuovo Cannavaro. A livello di sguardi secondo me ci siamo assolutamente, sì, perché si allenavano intenso, a fare... Sì, ma anche le scivolate ho visto. Lavano benissimo. Benissimo. Questa è la busta che decreta il vincitore, la fascia da capitano sarà naturalmente il premio, quindi a questo punto toccherà a te perché il comitato è al completo. Quello più anziano è giusto che... L'hai detto tu, Sì, no, tranquillo. Siamo pronti? And the winner is... Carmine Nacarlo. Carmine Nacarlo, vieni qua. Ciao. Che mai sto fatto? Abbiamo un microfono. Perché volevi essere Fabio Cannavaro? Perché mi ritengo il più bello. Wow. Quanti anni hai? 12 anni. Allora, io credo che potremmo proseguire con la premiazione, insomma. Mentre lui viene incoronato, mi raccomando, tienila per bene questa. C'è papà Ciro che ti mette la fascia? Mi raccomando, eh. Parola da qui, altrimenti rischia. È tutto come dire, rosso, è però tutto non ti ha guardato per niente, il che si vede che è ancora giovane. Sì. Si è buttato sul Cannavaro. Come priorità, insomma, il pallone, molto bene. Allora, ci dicono che saltiamo il blocco pubblicitario e che quindi tra pochissimo ci sarà un altro campione del mondo che farà fare a Fabio una cosa che non ha mai fatto, giusto? Giocare a pallone. Non è che lo devi vestire tutto, Fabio, solo la fascia. Ok, va bene così. Adesso ti rabbucchi anche la maglietta, basta così.